Se l'uomo è dietro a numerose evoluzioni tecnologiche e scientifiche, è anche la causa di numerose estinzioni di specie scatenate dall'urbanizzazione che ha minacciato l'equilibrio ecologico, il quale consente a numerose specie di sopravvivere. Così la deforestazione, la caccia e lo sfruttamento eccessivo, tra le altre cose, sono stati i fattori che hanno contribuito alla scomparsa di diverse specie, come la tigre di Giava o l'alca in penne, facendole passare da specie minacciate a completamente estinte. Oggi stiamo per fare il punto sui 10 animali scomparsi a causa dell'uomo. Il rinoceronte bianco settentrionale maschio. Era l'ultimissimo rinoceronte bianco settentrionale maschio al mondo. Sudan è deceduto il 20 marzo scorso in Kenya, a 45 anni. L'estinzione di questa sottospecie è il risultato del bracconaggio maggiore che ha subito il rinoceronte bianco settentrionale maschio, soprattutto tra gli anni 70 e 80, e difatti l'animale era ambito per il suo corno, reputato di avere virtù medicinali soprattutto in Asia, decimato da una serie di bracconaggi e di guerre in zone propizie alle attività criminali come il Chad oppure la Repubblica Democratica del Congo. Il rinoceronte bianco settentrionale maschio ha visto la sua specie estinguersi piano piano fino alla sua estinzione definitiva quest'anno. Quindi Sudan era l'ultimo rappresentante di questa sottospecie e deceduto in seguito a complicazioni dovute alla sua età. Si tratta della fine del rinoceronte bianco settentrionale maschio? Sì e no, perché permane una lieve speranza visto che il patrimonio genetico di Sudan è stato prelevato prima della sua morte. Quindi ci sarebbe una possibilità di aver ricorso alla fecondazione in vitro sulle femmine ancora in vita, ovvero sua figlia e sua nipotina. Incrociamo le dita. La tigre di Giava. Proveniente dall'isola di Giava in Indonesia, questo animale è stato dichiarato estinto dal 1994. La tigre di Giava ha sofferto per la perdita del suo habitat naturale, devastato all'inizio del Novecento dagli uomini che hanno usato quelle terre per l'agricoltura. Nel 1975 rimaneva soltanto l'8% della foresta e la popolazione umana era aumentata a 85 milioni di persone. Oltre alla deforestazione, questa sottospecie di tigre ha anche patito della caccia, visto che il fascino che esercitava per il suo carisma e il suo posto nell'immaginario collettivo ne ha fatto una delle specie più cacciate del pianeta. A questo si aggiunge la scomparsa delle sue prede, principalmente il sambar dalla criniera, spingendo il felino a cercare altre fonti di alimentazione e ripiegare sulle scimmie. Costretta a sopravvivere in un ambiente povero di biodiversità e invaso dalle aziende agricole, la tigre di Giava si è estinta per mancanza di prede disponibili e di habitat naturali. Nonostante le voci di avvistamenti delle tigri di Giava che persistono ad oggi, ormai questa creatura viene considerata ufficialmente estinta. Il grizzly della California. Noto per essere il simbolo della California, purtroppo il grizzly della California può apparire solo su bandiere, visto che l'ultimo esemplare è stato abbattuto nel 1922. Questa sottospecie dell'orso bruno era nota per la sua forma imponente e la sua ferocia, visto che divorava tutto ciò che gli capitava per strada, compresi gli uomini appena sbarcati sul suo territorio. Rappresentando una minaccia di fronte all'urbanizzazione, il grizzly della California, che uccide spesso il bestiame e attacca i coloni, verrà cacciato e abbattuto, ma anche catturato e usato nei combattimenti d'orsi e di tori, il che lo spingerà a confinarsi nelle regioni di montagna lontano dalla presenza degli uomini. Infine, l'animale verrà sterminato pian piano e dopo 75 anni sarà eliminato fino all'ultimo esemplare, il quale sarà abbattuto nella contea di Tular nell'agosto 1922. Il dodo delle Mauritius. Il dodo è sicuramente il simbolo ultimo degli effetti dell'uomo sulla scomparsa degli animali. Questo uccello è stato scoperto nelle Mauritius nel 1598 ed è sparito non meno di un secolo dopo. Un'estinzione di cui la causa è l'uomo, visto che il dodo è stato cacciato dai marinai e i coloni olandesi delle Mauritius fino all'ultimo esemplare nel 600. C'è da dire che questo uccello rappresenta un certo mistero. Poche informazioni circolano a suo riguardo, tranne qualche illustrazione contemporanea e degli scheletri conservati nei musei. Il dodo non sopravvivrà all'arrivo dei marinai occidentali, dei colonialisti e degli esploratori, i quali sono la causa della sua estinzione. La specie, che aveva per consuetudine di disporre di risorse necessarie alla sua sopravvivenza, vedrà queste ultime ridursi a beneficio degli uomini che hanno invaso l'isola e per la cronaca hanno sfruttato i dodo per il cibo e l'esposizione fino alla loro perdita definitiva. L'alca in penne dell'Oceano Atlantico.
Avendo vissuto nelle acque fredde dell'Oceano Atlantico, l'alca in penne, questo uccello incapace di volare, è stato sterminato dall'uomo in meno di 200 anni. La specie conoscerà un destino tragico, essendo sfruttata dagli uomini in tutti i modi possibili, finché si estinguesse a metà dell'Ottocento. Perseguitata dall'espansione demografica dell'uomo, l'alca in penne indietreggia un po' verso il nord. Quest'ultima, semplice da uccidere senza difesa, è ambita per la sua carne buona da mangiare, usata anche come esca per la pesca, e le sue piume che ne fanno una preda ideale per la caccia. La popolazione dell'alca in penne è in questo modo diminuita velocemente. Gli scienziati hanno dato il campanello d'allarme, diverse leggi sono venute alla luce per salvare l'uccello, ma invano. Così l'ultima alca in penne nota verrà uccisa a Eldey in Islanda nel 1844. La foca monaca dei Caraibi. La foca monaca dei Caraibi è un'altra vittima dell'urbanizzazione e dello sviluppo del turismo che hanno distrutto il suo habitat. È la National Oceanographic and Atmospheric Administration americana ad aver annunciato l'estinzione della specie, confermando ciò che i biologi temevano da tempo. Infatti, l'ultima volta che una foca monaca dei Caraibi è stata avvistata era nel 1952 tra la Giamaica e la penisola dello Yucatan in Messico. Bisogna sapere che la specie è stata scoperta nel 1494 durante il secondo viaggio di Cristoforo Colombo verso il Nuovo Mondo. In seguito diventerà una preda facile per i cacciatori, vista la loro presenza frequente sulle spiagge. Dal 1700 al 1900 la foca monaca dei Caraibi è stata cacciata per la sua pelle, che serve tra l'altro per i vestiti, oppure per il suo grasso, usato come componente d'olio. Nel corso degli anni la popolazione è calata fino alla scomparsa completa, e la specie non potrebbe essere l'unica ad estinguersi, visto che le foche monache delle Hawaii e altre del Mediterraneo sono state minacciate d'estinzione a causa dell'inquinamento e dell'impoverimento del loro habitat, dichiara la NOAA. Il coguaro. No, so a cosa pensi, non parlo di questo, ma piuttosto di quest'altro. Chiamato anche puma d'America dell'Est, il coguaro è stato ufficialmente dichiarato estinto negli Stati Uniti nel 2016. C'è da dire che la specie era minacciata dal 1973 e nonostante le centinaia di osservazioni che sono state segnalate tra il 1900 e il 2010, nessuna è stata mai accertata. L'ultimo avvistamento del coguaro è stato nel Maine 70 anni fa, cosa sufficiente da confermare la sua estinzione. La specie si è vista perseguitata dalla caccia intensiva, ma anche sofferto per la mancanza di risorse. La sua preda principale, il cervo di Virginia, essendo stato in declino, tutti questi fattori hanno portato all'estinzione del coguaro. Tuttavia, in vista del forte aumento delle popolazioni dei cervi, dopo la morte del loro predatore maggiore, alcuni scienziati pensano che il coguaro occidentale finirà per dirigersi verso est per colmare il divario. L'orso dell'Atlante. Questa sottospecie di orso bruno è definitivamente sparita a fine Ottocento. L'ultimo esemplare sembra essere stato ucciso al confine tra il Marocco e l'Algeria nel 1870. L'orso dell'Atlante, oggi estinto, nel passato era l'unico orso indigeno dell'Africa. Le prime descrizioni scientifiche dell'animale risalgono al 700, ma la popolazione era già molto ridotta perché gli orsi erano stati cacciati per lo sport e il loro habitat distrutto affinché sparissero. Sembra anche che la specie sia servita sotto l'impero romano, visto che l'orso dell'Atlante era catturato e usato per l'esecuzione di criminali nelle arene. Comunque sia, la popolazione dell'orso dell'Atlante sarà decimata in qualche anno e gli ultimi esemplari mai osservati sono stati uccisi dai cacciatori nel 1870. Il lipote. Chiamato anche Bai, il lipote viveva serenamente nel fiume Yangtze prima di essere vittima dell'industrializzazione della Cina moderna. La migrazione del lipote è avvenuta più di 20.000 anni fa. Avendo lasciato il Pacifico per raggiungere le acque del fiume Yangtze e stabilire definitivamente lì il suo habitat fino alla sua scomparsa, il Bai ha subito le conseguenze dell'industrializzazione condotta da un inquinamento intenso dei corsi d'acqua che hanno colpito severamente il suo ambiente di vita e le sue facoltà, come la sua visione e il suo udito. Ha anche dovuto far fronte alla pesca intensiva nel fiume e si è ritrovato spesso intrappolato in esche o reti. Il delfino verrà ufficialmente dichiarato animale in pericolo nel 1979 e la sua caccia verrà proibita nel 1983, una decisione che non cambierà nulla, visto che la popolazione di questa specie continuerà a diminuire e a fine Novecento rimarranno solo 13 delfini selvatici nello Yangtze. Tutti gli sforzi forniti nello scopo di preservare la specie
specie sono stati vani. Una spedizione condotta nel 2006 per individuare dei sopravvissuti nell'acqua non ha riscontrato nessun esemplare. L'ultimo della specie, soprannominato Kiki, è stato avvistato nel 2002. Il lipote era il primo grande mammifero a sparire in 50 anni. Il quagga del Sudafrica. Questa sottospecie di zebra proveniente dal Sudafrica era un animale selvatico che conoscerà un destino funesto a causa dell'uomo. Come i suoi colleghi precedenti, il quagga sarà vittima della caccia su larga scala in Sudafrica. All'epoca aveva anche portato alla scomparsa di molte specie e ridotto l'abbondanza della vita selvatica. I quagga, che erano rari, sono stati anche sterminati ed erano percepiti come animali selvatici che mangiavano altri animali e sono stati considerati dai coloni come minacce per le loro pecore e le loro capre o anche altri animali vivi. Si racconta che la carne del quagga guarniva la tavola degli operai agricoli e la sua pelle era usata come sacco per cereali o pelli di cuoio. Quindi la caccia eccessiva praticata dai coloni olandesi e gli afrikaner ha recitato un ruolo importante nella scomparsa del quagga, visto che l'ultimo esemplare selvatico venne abbattuto nel 1878 e l'ultimo sopravvissuto fu la femmina quagga dello zoo Atris Magistra ad Amsterdam, la quale è deceduta il 12 agosto 1883, presentando quindi l'ultimissima della sua specie. Hai riconosciuto una di queste specie? Se sì, quale? Diccelo nei commenti. Ora sai a che punto l'uomo può rappresentare una minaccia per le specie vive. Peraltro, migliaia di animali sono minacciati di estinzione ogni anno. Ciò ci spinge a rimettere in discussione i nostri atteggiamenti e ad agire in modo più sano per proteggere queste specie dalla scomparsa.